2009 fino a una quota fra il 2 e il 3% in questi anni, ma lì sembra destinato a rimanere per adesso. Quindi le difficoltà. Buongiorno, sono il dottor Giampaolo Bernasconi, parlo da Falloppio oggi a 9 aprile 2016. Volevo dire che la strategia è ancora quella di kicking the can down the road, cioè far passare il tempo e non decidere sul mio ruolo, non decidere sulla politica, sulla situazione, per lasciare tutto così nella palude, tutto invariato. Ed il tempo è l'elemento forse più prezioso nella vita di una persona, ancora più del denaro e di altre entità. Poi volevo dire, c'è una frase famosa, ci sono dei detti famosi di Winston Churchill, dove uno dice sulla democrazia che è l'unico sistema possibile, il migliore che ci sia rispetto a tutti gli altri, e me l'ho conosciuta la frase sulla democrazia dove Winston Churchill dice che una conversazione di 5 minuti con l'elettore medio è la migliore arma contro la democrazia. Evidentemente Winston Churchill non aveva una grande considerazione dell'elettore medio. E questo lo dico in relazione a quelli che agli storditi e alle stordite che telefonano a Milanao. E mi permetto di dirgli stordite e storditi perché io mi sono preso del pazzo dal 1994, quindi posso anche prendermi qualche libertà. E se ne sentono di tutti i colori. Ieri c'era una che diceva che andava con l'asinello al parco, adesso sono i migranti, non puoi andare con l'asinello al parco, l'asinello è il gioco dei bambini. Quell'altra che era lontano un miglio si capiva che ha imparato a memoria la telefonata, che parlava di tassi negativi e di petrolio basso come elementi positivi. E poi, non riuscendo a capire che sono due cose che lì sì che sono confrontare le pere con le mele, i tassi negativi col petrolio basso, perché sono due cose che non possono essere collegate, nel senso di dargli in comune il fatto di essere elementi positivi, perché petrolio basso vabbè, si potrebbe dire in modo sul petrolio basso, comunque. Ha letto delle cose senza sé, cioè ha imparato di nuovo la telefonata e poi ha telefonato. Comunque volevo dire che sostanzialmente il problema è che è il tempo. Io finora sono fortunato, non ho problemi di salute, a meno che qualcuno non se ne inventi. Però ho già 47 anni, quindi il tempo è un elemento importante nella vita di ogni uomo e la strategia è quella di far passare il tempo senza cambiare nulla, senza decidere sul mio caso e senza decidere in politica. Grazie, arrivederci.